Radio Radicale, siamo in collegamento col senatore Simone Bossi della Lega per parlare di una sua iniziativa che diciamo, forse è poco nota ad alcuni mezzi di informazione. Il senatore Bossi, che è nato a Codogno in provincia di Lodi e vive a San Bassano in provincia di Cremona, ha deciso diciamo, di restare in casa da 6 giorni in quarantena volontaria. Allora, per quale motivo, diciamo, a seguito della diffusione del coronavirus, lei ha deciso di attuare questa iniziativa e che cosa ha voluto dire, ricordando che c'è un deputato della Lega, Guido Guidesi, che si trova a Codogno e si trova in quarantena? Ma guardi, semplicemente io mi sto tenendo quelle che sono le indicazioni che sono uscite fino ad oggi. Perché? Perché mia moglie giovedì era andata a Codogno dal dentista con mia figlia, io ho 3 figli, ha portato la figlia, la piccola, dal dentista e dopodiché abbiamo scoperto che è successo tutto quanto. E quindi, come noi siamo stati in zona rossa, e quindi come da ordinanza ci siamo subito fermati, ci siamo messi in casa perché non abbiamo la sicurezza di essere o meno contagiati dal virus. Di conseguenza, se lei tiene conto che io abito sul confine lodigiano della linea rossa, della parte della zona rossa, quindi al di qua del ponte c'è Pizzighettone ci sono 2 contagiati, Castelleone ce ne sono 2, Soresina ce ne sono 5, Cappella Cantone ce ne sono 2, Sesto Cremonese ce ne sono altri 2, io ho il paese proprio in mezzo, quindi sono circondato dalla zona rossa nella parte bassa e da tutti gli altri paesi che hanno casi dalla parte alta. E quindi noi per precauzione, avendo anche 3 figli, e poi non mi piace, non mi sarebbe piaciuto andare a Roma in una situazione del genere di incertezza per tutelare la mia famiglia e per tutelare anche le altre persone, io finché non ho le idee chiare non esco di casa e sto in casa perché dovrebbero passare 14 giorni e quindi farò i 14 giorni come è giusto che sia. Sì, ha comunicato questa sua decisione al Senato? Sì, certo, l'ho comunicata subito, ho spiegato le ragioni, ovviamente loro mi hanno ringraziato perché mi hanno detto che comunque è un gesto di responsabilità e io so che in Senato ci sono anche persone che sono immunodepresse, che comunque hanno delle problematiche anche diverse da una semplice influenza che non può creare nulla e di conseguenza ho deciso di stare a casa finché non ho la sicurezza al 100% che noi non abbiamo nulla e che possiamo andare tranquillamente a fare il nostro lavoro e a fare le nostre cose. Sì. Non so, come avrà visto qui alla Camera dei Deputati c'è stato un ampio dibattito e forse si riunirà la Giunta del Regolamento per il fatto che Guidesi non potrà votare. Allora, quindi non potrà votare nemmeno lei. Volevo sapere se lei ha saputo di iniziative. Tra l'altro qui l'onorevole Del Rio, che è il presidente del gruppo del PD, ha detto che fino a quando non tornerà Guidesi lui stesso non voterà per riequilibrare l'assenza di un deputato dell'opposizione. Sì, al Senato non sono avvenuti gesti come quello di Dario, che io apprezzo, però d'altronde noi ci hanno messo ho saputo che ci hanno messo in missione, ovviamente io che avevo quasi il 100% delle presenze, perché avevo il 99,98% di presenze, non sarà più così perché non sono stato messo in condizione di poter votare, però quello è il minore dei mali, a me interessa oggi come oggi, interessa che il mio territorio possa rialzare la testa alla svelta. E vorrei capire, perché oggi guardando la televisione, essendo a casa tutto il giorno, vorrei capire se la gravità c'è o non c'è, perché sinceramente io ad oggi non sono ancora riuscito a capirlo. Ieri sembrava la fine del mondo, oggi tutti minimizzano. Allora, delle due l'una, che ci dicano cosa sta succedendo, perché io personalmente che sono qua dentro e penso anche Guidesi che è nella zona rossa, cominciamo a essere anche un po' stufi di vedere situazioni dove un giorno non c'è nulla. Poi se ne sono 500, poi anzi no, diventano 274, poi troviamo Di Maio che ci viene a dire lo 0,0089 forse sono i contagiati in Italia, quindi non c'è allarmismo. Capiamoci, cioè per me una vita vale 100 vite, parliamo sempre di una vita, non stiamo parlando di noccioline. Quindi io voglio capire se il problema del virus c'è o se è una semplice influenza, ma non che vadano avanti così in questa situazione che non si capisce nulla perché è di qua. Cioè, qui ci sono dei territori che sono completamente fermi, ci sono delle situazioni lavorative che non possono sopravvivere tantissimi giorni in queste condizioni.
il danno è grosso, quindi io mi aspetto risposte serie da un governo serio che oggi purtroppo non è serio, perché senta, come... tutti che non riescono a gestire la partita. Quindi... Certo. Come fate in famiglia per fare la spesa? Sua moglie esce, lei... Grazie a Dio avevamo appena fatto la spesa il giorno prima e quindi abbiamo in casa tutto e siamo in casa, non sta uscendo nessuno. Ho capito. Lei che idea si è fatto di quello che c'è fuori? Nel senso, dalla finestra riesce a vedere insomma se la gente circola, se sono chiusi tutti quanti in casa? Allora, il mondo si divide qua, in questa zona qua si sta dividendo in due tipi di persone. C'è quella che sta in casa responsabilmente cercando di avere meno contatti possibile, averli protetti con le mascherine e uscire se proprio è necessario, e poi c'è chi invece vuole andare a fare l'aperitivo perché sono le 7 e deve andare a fare l'aperitivo. Ecco, il mondo è diviso in questi due tipi di persone. Io sinceramente apprezzo le persone responsabili che cercano di non appesantire una situazione sanitaria che anche gli ospedali stanno vivendo, e il mio ringraziamento, guardi, va a tutti quegli operatori sanitari che stanno lavorando da ormai 5 giorni e 5 notti ininterrottamente per cercare di tamponare tutto quello che sta succedendo. Io veramente li abbraccerei uno a uno, perché i veri eroi di questa partita sono proprio i sanitari e gli ospedali dei nostri territori. Senta, vedendo da casa quello che sta succedendo, volevo sapere il suo giudizio nei confronti del governo, anche dell'iniziativa del vostro governatore Fontana. Ma guardi, allora, per quello che riguarda il governo, io sinceramente lo trovo inadeguato, ma lo trovo inadeguato perché non si può minimizzare da una parte e cioè non si può il giorno prima creare un disastro di comunicazione dicendo che sta andando tutto a rotoli, che bisogna chiudersi in casa, che il virus è letale, che e poi dopo il giorno dopo dire ma no, c'è qualche malato, però la gestione la stiamo facendo, adesso va tutto bene. Cioè, questo spaventa la gente, la non chiarezza della situazione. Allora ben venga il presidente di Regione Lombardia che dice c'è un problema e lo stiamo cercando di risolvere in modo per non creare problemi alla gente. Se uno ha dei sintomi oppure è stato contatto con le persone, è quello di portare una mascherina, che non succede nulla a portare una mascherina, si preserva se stesso e gli altri a un possibile contagio nel caso ci sia. Quindi io ho apprezzato le parole di Fontana e le sottoscrivo. Ma alla lettera, guardi, io mi sarei comportato allo stesso identico modo, perché per me la mascherina non è allarmismo ma è prevenzione. Bene, volevo chiederle insomma se lei domenica prossima si giocheranno le partite. Io immagino che questa cosa delle partite del campionato di calcio che si giocheranno potranno essere un'immagine diciamo negativa della nostra situazione. Se lei che cosa auspica insomma a questo punto, oppure se pensa che sia giusto che siano le autorità a deciderlo. Ma guardi, io mi auguro che venga fatta chiarezza da parte del governo, non si può andare avanti in questa situazione, ma il discorso vale per le partite così come per le aziende che devono lavorare. Alla fine comunque si tratta di persone che si muovono e che creano un indotto che fa guadagnare dei soldi e che fa lavorare dei territori. Se l'incertezza del governo va avanti in questo modo, sicuramente non abbiamo risposte per la sicurezza del cittadino. Io vorrei che il cittadino fosse messo in sicurezza di poter andare a vedere la partita, di poter andare a lavorare, ma se un giorno si dice che non bisogna uscire di casa e il giorno dopo si dice no, uscite tranquillamente, capisci che le due cose, certo, oltre ad avere un alto tasso di schizofrenia, secondo me, possono comunque creare anche confusione, e dalla confusione poi nascono tutte le paure della gente. Chiarissimo, chiarissimo. Senta, io la ringrazio molto della sua disponibilità, naturalmente mi auguro di vederla al più presto qui al Senato. Ringrazio Simone Bossi, senatore della Lega, col quale abbiamo parlato della sua decisione di restare in casa, in quarantena in questo periodo, nella sua casa di San Bassano in provincia di Cremona, a ridosso della zona rossa. La ringrazio molto. No, io che ringrazio voi, buona serata, grazie mille.